Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dimiostech. In questo video vedremo come modellare questo sistema di trasmissione a pulegge con la cinghia trapezoidale. Ma prima non dimenticare di iscriverti a questo canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutti questi video. Iniziamo dalla puleggia più grande, quindi andremo a creare un nuovo componente, tasto destro sull'elemento radice, New Component. Lo rinominiamo chiamandolo puleggia 50, perché questa sarà la puleggia con diametro 50 mm. Facciamo attenzione che sia attivato e possiamo iniziare a modellare cliccando su Create Sketch. Selezioniamo il piano YX, questo perché andremo a creare la puleggia facendo un'estrusione di rivoluzione della sezione verticale della puleggia. Quindi tasto L per entrare nel comando linea e iniziamo a modellare il profilo verticale. Non facciamo attenzione alle dimensioni per il momento, le sistemiamo tra un attimo con le quote. Tasto ESC per uscire dal comando linea e iniziamo a mettere le quote. Premo il tasto D sulla tastiera per entrare nel comando quota e iniziamo col dare le dimensioni del raggio interno della puleggia, che in questo caso deve essere 25 mm. Il raggio esterno lo faremo leggermente più grande, 28 mm, e questo perché siccome andremo a modellare una cinghia trapezoidale, dobbiamo dare un profilo trapezoidale anche alla puleggia in maniera tale che la cinghia venga ingabbiata dalla puleggia. Questa altezza la impostiamo a 4 mm, quest'altra altezza la imposteremo a 3 mm e l'angolo tra questo segmento e questo segmento deve essere 135 gradi. Marchiamo il segmento orizzontale inferiore con X come linea di costruzione e andiamo a creare lo specchio di tutti questi segmenti rispetto a questa linea. Quindi Create Mirror, selezioniamo tutti gli oggetti da specchiare, quindi fondamentalmente tutti i segmenti tranne quello inferiore orizzontale, e selezioniamo proprio questo segmento come linea di specchio. Premiamo ok e abbiamo completato il profilo che adesso andremo ad estrudere per rivoluzione. Per cui Finish Sketch, premo sulla casetta in alto, mi allontano con la rotella e seleziono adesso il comando Revolve. Fusion mi seleziona automaticamente il profilo da estrudere, non mi resta che selezionare l'asse intorno al quale estrudere questo profilo, che sarà l'asse Y, e premo ok. Il modello base della nostra puleggia è pronto. Andiamo adesso a modellare il foro di montaggio e quel pattern di scavi circolari che abbiamo visto all'inizio, che da una parte alleggeriscono il modello e dall'altro gli danno un senso estetico migliore. Creiamo uno sketch sulla superficie superiore della puleggia e come prima cosa tasto C e andiamo a fare la circonferenza che corrisponderà al foro di montaggio. La farò 5 mm. Farò un'altra circonferenza da 10 mm che sarà il bordo rialzato del foro di montaggio, un'altra circonferenza concentrica del diametro di 50 mm e ora andrò a disegnare uno degli N scavi che faremo utilizzando il pattern circolare. La disegnerò sull'asse Y, quindi la prima cosa che farò sarà con il tasto L tracciare una linea coincidente con l'asse Y che mi servirà come linea di costruzione, per cui una volta tracciata la linea la selezionerò, premerò sul tasto X e poi sul lucchetto qui in alto per fissarla, tasto ESC per uscire dal comando e a questo punto sotto il menu Create andiamo a selezionare il comando slot, center to center slot. Questo è un comando che non abbiamo mai utilizzato prima negli altri video. Fondamentalmente serve per andare a disegnare questi rettangoli con i bordi arrotondati. Ne abbiamo di diversi tipi, in questo caso andiamo a fare uno slot tracciando i due centri dei raggi di curvatura. Mi posiziono sulla linea che ho creato poco fa, clicco sul primo punto e poi sul secondo punto. Mi allontano e vado ad impostare qui 3 mm. Sistemo un po' a mano la posizione dei punti. Questi scavi servono solo per una questione estetica in questo caso, per cui non serve dargli una misura precisa. E a questo punto premiamo su Finish Sketch. Premo sulla casetta in alto per tornare sulla visualizzazione di base e cominciamo a fare i nostri scavi. Tasto E. La prima estrusione che faremo sarà il foro di montaggio, per cui seleziono quel profilo, alla voce Extent seleziono la voce All e poi premo sul tasto Flip, premo OK e lo scavo è fatto. Vado a riattivare la visualizzazione dello sketch perché mi servono ancora questi profili, tasto E, vado ad estrudere questa regione di meno 3 mm e premo OK. Adesso farò la stessa identica estrusione partendo dalla faccia inferiore della puleggia, utilizzando la stessa identica regione dello sketch che abbiamo appena utilizzato. Quindi un'altra volta il tasto E,
seleziono la stessa regione di prima, lo stesso profilo di prima, e alla voce Start, nelle impostazioni del comando Extrude, seleziono From Object. Mi sposto in basso e vado a selezionare la faccia inferiore della puleggia. A questo punto Fusion sa che deve partire con l'estrusione da questa faccia. Dovrà andare verso l'alto di 3 mm, l'operazione è Cut, tutto corretto, premo OK. Ora resta soltanto l'estrusione che va a realizzare questo scavo e successivamente il pattern. Quindi tasto E, seleziono questa regione, all'interno di Extent seleziono All e premo sul tasto Flip. Premo su OK, ho completato il primo scavo, a questo punto posso nascondere lo sketch e adesso andiamo a creare il pattern circolare. Quindi sotto il menu Create seleziono la voce Pattern Circular Pattern. All'interno di Pattern Type devo selezionare Features, perché in questo caso voglio replicare non una faccia, non un corpo o un componente, voglio replicare una feature, ovvero un'operazione fatta che trovo all'interno della timeline, in questo caso un'estrusione. Qual è l'estrusione che voglio replicare? L'ultima. Andando su con il mouse su ogni componente che troviamo qui nella timeline, Fusion ci fa capire a cosa corrisponde quell'estrusione o quell'operazione che troviamo. In questo caso voglio replicare questa operazione attorno all'asse Y, chiaramente. Quante ne voglio fare di repliche? In questo caso ne metto 6 e premo OK. Ora, per completare il modello, andiamo ad effettuare dei raccordi per migliorare un po' l'estetica. Premo sul tasto F e vado a selezionare gli spigoli che intendo arrotondare. Praticamente saranno tutti gli spigoli presenti sulla faccia inferiore e superiore della puleggia. Imposto 0,6 mm e premo invio. Il modello della puleggia grande è completo, adesso andiamo a creare la puleggia più piccola. Chiaramente non vogliamo ripetere da zero tutti i passi che abbiamo fatto, vogliamo partire magari da una base che può anche essere questo modello e andare a ridurre le dimensioni. Quindi quello che possiamo fare è un copia e incolla, ma in questo caso l'oggetto che incolleremo non sarà una copia collegata alla prima, ma in questo caso la copia che incolleremo sarà un nuovo componente disgiunto dal primo. E questo significa che se faccio un'operazione e vado a modificare il componente che ho incollato, quindi la replica o quello da cui sono partito, non altero l'altro componente. Normalmente se facciamo Ctrl-C e Ctrl-V, quindi copia e incolla di un componente, questi sono collegati tra loro, quindi sono repliche dello stesso componente. E questo che significa? Che se andiamo su uno qualsiasi dei componenti e facciamo una modifica, quella modifica verrà replicata su tutti gli altri componenti dello stesso tipo che troviamo nell'assieme. Non vogliamo che succeda questo in questo caso, vogliamo quindi fare prima di tutto una copia della puleggia 50 e poi selezionare con il tasto destro sull'elemento radice la voce Paste New. Per il momento premiamo su OK sul comando Move Copy, che di default ci compare quando facciamo questa operazione, e andiamo a riattivare il componente radice. Andiamo a rinominare il componente che abbiamo appena creato, lo chiameremo puleggia 30, nascondiamo il componente di prima, puleggia 50, e attiviamo quello appena creato. Lo espandiamo e andiamo ad aprire i suoi sketch. Prima di tutto dobbiamo andare a ridurre le dimensioni della sezione verticale. Quindi in questo caso non abbiamo come raggio interno 25, ma avremo 15 mm. Non abbiamo come raggio esterno 28, ma avremo 15 più 3, 18. Mentre l'altezza dello slot dove andrà la cinghia e questa angolazione rimarranno identici, e questo perché il profilo della cinghia ovviamente deve essere identico sia nella prima puleggia che nella seconda puleggia. Premiamo Finish Sketch e vediamo che abbiamo una situazione un po' disastrosa, questo perché dobbiamo andare a sistemare lo sketch rimasto. Andiamo quindi a fare doppio clic sullo sketch 2 e andiamo a sistemare le quote degli scavi. Questo non avrà diametro 50, avrà diametro 30, e lo slot dovrà essere molto più piccolo. Vado a spostarlo e faccio una cosa di questo tipo. Premo su Finish Sketch e automaticamente avrò creato la puleggia più piccola da 30 mm. Ora premo sulla casetta in alto, mi allontano un po' con la rotella, riattivo la visibilità della puleggia più grande e vado a riattivare il componente radice. Andiamo a spostare le due puleggie in maniera tale da posizionarle nella loro posizione finale. Quindi tasto destro sul componente puleggia 50, selezioniamo il comando Move Copy e lo sposterò rispetto all'asse Y di meno 50 mm.
Sposterò nella direzione opposta anche puleggia 30, questo lo sposterò di 40 mm e premo invio. A questo punto andiamo a modellare la cinghia. Creiamo un componente ad hoc per la cinghia, tasto destro sul componente radice, new component, e questo componente lo chiameremo quindi cinghia. Attiviamo il componente e iniziamo con la sua modellazione. Per andare a modellare la cinghia abbiamo bisogno di due sketch. Il primo sketch sarà il profilo trapezoidale e il secondo sketch sarà il percorso che deve fare la cinghia attorno alle due pulegge. Questi due sketch serviranno ad utilizzare il comando sweep, che è un comando nuovo che utilizzeremo in questo video, che è un particolare tipo di estrusione che, partendo da un profilo e un percorso, va ad estrudere quel profilo seguendo quel percorso. Ci sono varie opzioni che cambiano il comportamento di questo comando, vedremo qualcosa a breve per modellare la nostra cinghia. Quindi iniziamo con il primo sketch, quello del profilo trapezoidale, per cui deve essere sul piano YX. Fusion ci chiede, come al solito, vuoi mantenere la posizione dei componenti che hai appena spostato? Chiaramente sì, quindi capture position. Mi sposto sulla sinistra e vado a modellare il profilo trapezoidale della cinghia direttamente sul profilo della puleggia. Dal momento che ho bisogno del profilo della puleggia all'interno di questo sketch, vado a fare un'operazione di proiezione. Tasto P e vado a proiettare questo corpo all'interno dello sketch che sto facendo in questo momento. Per cui seleziono qui Bodies su Selection Filter e vado a cliccare sulla puleggia grande. Premo ok e avrò ottenuto queste linee lilla che, come sapete, sono le linee proiettate della puleggia grande su questo sketch. A che cosa ci servono queste linee? Le linee ci serviranno adesso per creare tramite offset il profilo della cinghia. Quindi tasto O, faccio attenzione al fatto che non sia spuntata la voce Chain Selection. Chain Selection serve quando vogliamo andare a selezionare tutte le linee connesse tra loro con un singolo click. In questo caso non vogliamo selezionare l'intero perimetro, vogliamo selezionare soltanto questo, questo e quest'altro segmento, per cui lo lascio deselezionato e vado a selezionare questi tre segmenti. Come offset vado ad impostare 0,2 mm, questo offset serve solo ed esclusivamente per evitare che la cinghia sia completamente attaccata alla puleggia nella fase di modello, sebbene nella realtà la puleggia e la cinghia debbano essere completamente attaccate. Utilizzando la stampa 3D è sempre meglio impostare un minimo di tolleranza tra la cinghia e la puleggia, perché un po' l'espansione del materiale, un po' la tolleranza della stampante faranno sì che poi l'oggetto reale stampato avrà le dimensioni giuste e non sarà troppo stretta rispetto a quello che deve essere. Qui non mi resta che premere il tasto L per andare a chiudere con una linea il profilo della cinghia e premo sul tasto Finish Sketch. Premo sulla casetta in alto e ora vado a realizzare lo sketch che conterrà il percorso che farà la cinghia all'interno di questo modello. Per cui Create Sketch, seleziono il piano ZX. Anche in questo caso ho bisogno di fare delle proiezioni e dovrò andare a proiettare il diametro interno della puleggia grande e di quella piccola che faranno parte del percorso della cinghia. Per cui premo sul tasto P e vado a selezionare il diametro interno. Per essere sicuro di selezionare la faccia corretta, mi sposto in 3D in maniera tale da poterla vedere bene. All'interno di Selection Filter seleziono in questo caso non Bodies ma Specified Entities, che mi consente di andare a selezionare le facce, e mi sposto sul cilindro interno della puleggia grande. Come vedete, la linea rossa corrisponde esattamente con il diametro interno della puleggia. Faccio clic e premo ok. La stessa cosa dovrò farla anche sull'altra puleggia. Quindi tasto P nuovamente, Selection Filter Specified Entities e seleziono il cilindro interno. Premo ok e ho le due proiezioni. Ora posso andare a nascondere lo sketch precedente e andare a nascondere le due pulegge in maniera tale da lavorare in maniera più pulita. E qui, per completare lo sketch, dobbiamo innanzitutto fare un offset delle due circonferenze che abbiamo proiettato di 0,2 mm, esattamente come abbiamo fatto prima per il profilo della cinghia, e poi unire le due circonferenze così create con delle linee che sono tangenti. Per cui tasto O, vado a effettuare l'offset della prima di 0,2 mm, di nuovo tasto O
Seleziono la circonferenza più piccola e anche qui imposto 0,2 mm. Ora con il tasto L vado a tracciare due linee, una in alto e una in basso. Questo è esattamente come abbiamo fatto nel video dove abbiamo modellato le ruote dentate. E andiamo a posizionarle adesso correttamente utilizzando i vincoli di tangenza. Visto che qui abbiamo fatto un offset molto piccolo e rischiamo di andare a selezionare adesso con il vincolo di tangenza la circonferenza sbagliata, possiamo momentaneamente nascondere le circonferenze proiettate, ovvero quelle lilla, e basta andare a togliere il segno di spunta alla voce Show Projected Geometries dai comandi Sketch Palette che troviamo sulla destra. Adesso abbiamo la situazione più semplice e più pulita per andare a selezionare le entità che ci interessano, per cui seleziono il comando Tangent qui in alto, seleziono la riga e poi la circonferenza, nuovamente circonferenza piccola e la linea. La stessa cosa la farò con la linea in basso. E a questo punto premo il tasto ESC per uscire dal comando tangenza. Premo il tasto T per entrare nel comando trim e vado a tagliare tutti i segmenti in eccesso. Quindi questa parte, questa, questa, questa e i due archi di circonferenza che non fanno parte del percorso della nostra cinghia. Fusion ci dà un warning e ci avvisa che alcuni constraint sono stati eliminati dopo aver eliminato pezzi di circonferenza, è del tutto normale. Premo sul tasto Finish Sketch e riattivo le visibilità delle due pulegge. Riattivo la visibilità anche dello sketch precedente e abbiamo tutto quello che ci occorre per andare a effettuare lo sweep, quindi la creazione, l'estrusione seguendo questo percorso che abbiamo appena tracciato, del profilo della nostra cinghia. Quindi create sweep, seleziono prima il profilo e poi seleziono il percorso e vedete che abbiamo ottenuto esattamente la cinghia che va ad abbracciare le due pulegge. Lasciamo sulla destra tutti i parametri ai loro valori di default e premiamo ok. Riattiviamo il componente radice. Adesso cosa ci resta da fare? Dobbiamo andare a creare una base per questo assieme, per poi andare ad impostare i giunti di rotazione e i motion link per far ruotare correttamente le due pulegge, rispettando il rapporto di trasmissione. Creiamo quindi un nuovo componente, tasto destro sull'elemento radice, New Component, e questo componente avrà come nome base. Premo invio, il componente è attivato, vado a creare un nuovo sketch. Lo sketch sarà fatto sul piano di base, lo ZX. Cosa mi occorre per disegnare la base? Nella base ci saranno i perni di montaggio delle due pulegge, per cui dovrò proiettarmi la circonferenza dei fori di montaggio delle pulegge e intorno alle pulegge andrò a creare il profilo della base, in maniera molto simile a quello che abbiamo fatto nel video dove abbiamo modellato le ruote dentate. Per cui tasto P, vado a selezionare la circonferenza che corrisponde al foro di montaggio della puleggia grande e la stessa cosa per la puleggia piccola e premo ok. A questo punto con il tasto C adesso posso andare a creare una circonferenza concentrica a quella che ho appena proiettato e qui creo una circonferenza di 60 mm. La stessa cosa la farò attorno alla puleggia più piccola, in questo caso farò 40 mm. Adesso andiamo a tracciare due linee che poi collegheremo con i vincoli di tangenza alle circonferenze che abbiamo appena creato, quindi vincolo di tangenza, linea, circonferenza, linea, circonferenza, linea, circonferenza, linea, circonferenza. Tasto T per andare a tagliare i pezzi in eccesso. Prima di andare a premere su Finish Sketch, vado a disegnare due ulteriori circonferenze che corrisponderanno ai perni di rotazione. Non utilizzo le circonferenze che abbiamo proiettato perché voglio fare il perno leggermente più piccolo, sempre per la questione tolleranza, per cui tasto C, se il foro è da 5 il perno lo farò da 4.5 mm, la stessa cosa la farò qui sulla destra, di nuovo tasto C, 4.5 mm. Abbiamo bisogno adesso di altre due circonferenze. Vogliamo andare a creare un piccolo cilindro di rialzo che servirà semplicemente per mantenere le pulegge distanziate dalla base. Quindi faremo altre due circonferenze concentriche al foro di montaggio, le faremo da 15 mm da un lato e dall'altro e ora premiamo Finish Sketch. Ora la prima cosa che andremo a fare sarà fare un'estrusione dell'intera base, la faremo piena e poi andremo a svuotarla utilizzando il comando shell, per cui extrude, seleziono tutti i profili che ho appena disegnato e vado a fare un'estrusione simmetrica con altezza totale 25 mm e questo dovrebbe andare a coprire tutte e due le pulegge.
premo ok, andiamo a fare l'operazione di shell a partire da questa faccia, quindi shell, seleziono la faccia superiore e devo andare a fare uno shell verso l'esterno, per cui all'interno di direction seleziono outside e imposto come spessore 3 mm. Controllo che non ci siano sovrapposizioni tra i vari pezzi, mi sembra tutto a posto, e premo ok. A questo punto dobbiamo andare a fare le estrusioni sia del cilindro che rialza le puleggie sia dei perni di rotazione. Per comodità vado a disattivare la visibilità delle due puleggie e della cinghia, riattivo all'interno della base lo sketch che abbiamo realizzato prima e vado con il comando E a realizzare le varie estrusioni. Partiamo dai cilindri di rialzo 1 e 2, selezioniamo anche le circonferenze interne. In questo caso dobbiamo andare a fare attenzione al fatto che lo sketch è fatto sul piano XZ, mentre l'estrusione prima l'abbiamo fatta simmetrica e quindi siamo andati sia verso il basso che verso l'alto. Partendo dal profilo, quindi dove c'è lo sketch, dal piano dove c'è lo sketch, otterremo un'estrusione sbagliata. Quello che vogliamo fare quindi è partire dalla base che abbiamo appena realizzato. Per cui all'interno di Start seleziono la voce From Object, vado a selezionare la faccia inferiore interna della base e imposto come altezza 3 mm. Premo il tasto invio e abbiamo ottenuto i due cilindri. Ora rifacciamo la stessa operazione solo con le circonferenze più piccole che corrispondono ai perni di rotazione. All'interno della voce Start seleziono From Object e andrò a selezionare in questo caso le due facce superiori dei cilindri di rialzo. Vado ad impostare 25 mm di altezza e premo ok. Tolgo la visibilità allo sketch, effettuiamo una piccola operazione di chamfer sui perni di rotazione 1 e 2, 0.6 mm e premiamo invio. La stessa cosa la facciamo sugli spigoli dei cilindri in basso, quindi chamfer 1 e 2, 0.6 mm. Riattiviamo la visibilità della cinghia e delle due puleggie, attiviamo il componente radice e abbiamo completato l'assieme. Andiamo a dare un'occhiata alla sezione del modello per vedere se ci sono delle interferenze, per cui all'interno del menu Inspect vado a selezionare Section Analysis e seleziono il piano YX. Premo su OK e come vedete effettivamente abbiamo una piccola sovrapposizione della puleggia sul cilindro di rialzo che abbiamo appena creato. Per risolverlo molto semplicemente andiamo a spostare la base un po' verso il basso, quindi tasto destro sul componente base, seleziono il comando Move Copy e mi sposto verso il basso diciamo di 1 mm, premo OK. E a questo punto non abbiamo più interferenze. Tolgo la visibilità alla sezione di analisi che abbiamo appena creato e abbiamo il nostro modello completato. Prima di andare a impostare i giunti di rotazione e i motion link, andiamo a dare un po' di colore al modello. È una cosa che non abbiamo fatto negli altri video, vi faccio vedere brevemente come si fa. Basta andare a cliccare con il tasto destro su uno dei componenti e selezionare la voce Appearance. A questo punto sulla destra in basso vedete ci sono una serie di cartelline che corrispondono a diversi materiali, ognuno dei quali ha delle colorazioni che è possibile applicare ai componenti all'interno del modello. In questo caso sotto la voce Plastic abbiamo una serie di bianchi dati dall'ABS, la resina acetata, il nylon. Poi c'è una sottocartella che si chiama Opaque che contiene tutta una serie di colori sia glossy e quindi lucidi che matte, quindi opachi. In questo caso vado ad impostare un colore giallo opaco alle due puleggie, mi serve il nero per la cinghia e infine facciamo la base di colore blu. Premiamo su Close, andiamo adesso ad impostare i giunti di rotazione. La prima operazione da fare sarà fissare uno dei componenti del modello, in questo caso la cosa che non si muoverà mai sarà la base, per cui tasto destro sul componente base seleziono Ground, in questo caso catturiamo la posizione. Dal momento che i componenti in questo assieme sono già posizionati nella loro posizione finale di montaggio, possiamo andare a creare gli As-Built Joint, per cui sotto la voce Assemble seleziono As-Built Joint e cominciamo con l'impostazione. Spostare il giunto di rotazione tra la puleggia grande e la base. All'interno del motion type ho Revolute e quindi devo selezionare per forza come position fondamentalmente l'asse intorno al quale realizzare questo giunto di rotazione. E in questo caso sarà il centro del perno di montaggio. Premo il tasto OK e ora vado ad impostare la stessa cosa sulla puleggia più piccola, per cui Assemble As Built Joint, seleziono il componente più piccolo, poi la base, anche qui il Motion Type Revolute, seleziono come Position il centro del perno di rotazione.
Premo OK e abbiamo già le due puleggie che ruotano in maniera indipendente e non sono ancora connesse dalla cinghia. Ora, su Fusion non è possibile modellare effettivamente la deformazione della cinghia e la sua rotazione fisica. Possiamo andare a simulare il fatto che ci sia una cinghia e quindi che ci sia una trasmissione di movimento andando a connettere i due giunti di rotazione che abbiamo appena realizzato attraverso un Motion Link. Per cui all'interno di Assemble seleziono Motion Link, in questo caso premo sul tasto continuo perché voglio rimettere tutto com'era, e vado a selezionare i due giunti di rotazione per connetterli tra loro. E ora qui dobbiamo andare a impostare all'interno delle due voci angolo i valori corretti per far sì che queste due pulegge girino effettivamente rispettando il rapporto di trasmissione. Se per le ruote dentate il rapporto di trasmissione è dato appunto dal rapporto del numero di denti, per quanto riguarda le pulegge andremo a fare il rapporto del diametro delle due pulegge. In questo caso la puleggia grande ha un diametro di 50 mm, chiaramente il diametro interno dobbiamo considerare perché è lì che la puleggia va a trasmettere il movimento, mentre la puleggia piccola ha il diametro interno di 30 mm. E quindi cosa andiamo a fare in questo caso? Andiamo ad impostare come valore di angolo, banalmente sulla puleggia grande inseriremo il valore 30 e sulla puleggia piccola inseriremo il valore 50. Questo farà sì che per 30 gradi della puleggia grande effettuerò 50 gradi della puleggia piccola e rispetto effettivamente il rapporto di trasmissione, così come avevamo fatto per le ruote dentate, dove dal momento che una ruota dentata aveva il doppio dei denti dell'altra ruota dentata avevamo inserito i valori 1 e 2. In questo caso basta inserire i valori dei due diametri all'interno di queste due voci per ottenere il risultato corretto. Premiamo su OK e la modella è terminata. Andando sotto il menu Joint, prendendo uno dei due giunti, tasto destro e cliccando su Animate Model, possiamo effettivamente vedere che la puleggia piccola sta girando leggermente più veloce rispetto alla puleggia più grande. Vedete inoltre che la differenza fondamentale dal sistema di trasmissione che avevamo realizzato con le ruote dentate rispetto a questo è che quando abbiamo una trasmissione a cinghia, vedete che l'accoppiamento fra le due pulegge non inverte il senso di rotazione. E quindi per ottenere lo stesso tipo di trasmissione, quindi con il senso di rotazione che non si inverte, utilizzando le ruote dentate, avremmo per forza dovuto utilizzare una terza ruota dentata posizionata al centro. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un bel mi piace e non dimenticare di iscriverti al mio canale ed attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti questi video.